modelli organizzativi. Il modello del Catania è una società che investe nei giovani, fa plusvalenze, non si ancora ai diritti televisivi, è il modello da seguire per il futuro. Adesso, come dire, non voglio parlare di modelli tra una società e un'altra, giusto come dico spesso, la Lega è la casa di tutte le società e quindi non è giusto, come dire, che si faccia una classifica. Certamente quello che secondo me è importante sottolineare è che una realtà come questo centro sportivo è un punto di eccellenza importante, dà il senso di come si possa, diciamo, gestire l'oggi e contestualmente investire sul futuro, e credo che sia, ripeto, un qualche cosa che vada sottolineato perché aiuta, diciamo, il consolidamento di tutto il sistema del grande calcio. Quindi credo che si debba, diciamo, appunto, sottolineare tutte le cose importanti, concrete che vengono fatte dalle singole società. Questa realtà è certamente una di queste. Si è parlato di una nuova governance per la Lega. In che cosa deve crescere la Lega di Serie A? Detto da un presidente che fra 3 mesi è dimissionario. La Lega, diciamo, deve scegliere, diciamo, un suo modello di funzionamento, no? Questo è il ragionamento sulla governance. Sapendo che la legge Melandri, che ha imposto alla Lega la vendita collettiva dei diritti televisivi, ne ha di fatto profondamente modificato la natura, da un'associazione che era prevalentemente orientata a questioni sportive ad una realtà che, ripeto, deve stare, diciamo, sui mercati italiano e internazionale, deve moltiplicare, diciamo, il valore, deve aumentare il valore del calcio di Serie A, deve moltiplicare i mercati di sbocco e quant'altro. Finora si è fatto, io credo, un lavoro molto importante in questa direzione, perché comunque le vendite collettive dei diritti del primo biennio e poi del triennio che verrà, che però sono già state concluse, hanno, come dire, fatto registrare un aumento importante dei ricavi. Bisogna consolidare un accordo fra le 20 società per la ripartizione di questi diritti, che in Italia rappresentano circa i 2/3 dei ricavi delle società di calcio di Serie A e che quindi sono particolarmente importanti. Bisogna trovare insieme anche strade diverse per ampliare questa capacità di produrre ricchezza. Gli stadi di proprietà sono una strada, l'altra è la possibilità di verificare se, diciamo, la Lega può esplorare anche strade nuove di promozione di prodotti e quant'altro. Lei è il rappresentante delle società. Tranelli aveva chiesto alle società uno sforzo in vista degli europei, cioè quello di effettuare gli stage. C'è stata una chiusura, ma secondo lei si può riaprire il discorso oppure è una chiusura definitiva? L'Assemblea su questo, diciamo, pur valutando con grande attenzione, perché in realtà c'è da parte di tutti i club un grande amore per la nazionale, come avviene a tutti i livelli sportivi, quindi ha valutato la richiesta della nazionale, del presidente Abete, del commissario tecnico Prandelli con grande attenzione. Purtroppo quest'anno, come si è già visto, no, nella stagione del maltempo e quant'altro, il calendario è particolarmente fitto, le ipotesi per gli stage andavano a cadere addirittura tra 2 turni infrasettimanali, perché quest'anno abbiamo dovuto fare appunto 6 turni, e in realtà in un periodo aprile che insomma, è molto presumibilmente decisivo per le competizioni in essere, il campionato, ma non solo il campionato. Quindi in realtà, ripeto, la richiesta è stata valutata con la giusta attenzione, ma queste preoccupazioni sono anche da tenere nel giusto conto. Grazie.